Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare della nuova collana edita da Sperling e Kupffer e sto parlando di Macabre. Macabre è la nuova collana arrivata in Italia da poco, praticamente sono appena due le uscite e il mese prossimo uscirà una nuova uscita dove verranno proposti libri e storie praticamente horror dal genere internazionale. Ci saranno anche autori italiani appena emergenti o magari abbastanza conosciuti o conosciuti. Comunque, questa collana vorrà proporre delle storie horror, dei romanzi horror che non hanno ancora trovato purtroppo spazio nell'editoria italiana. Questa collana si apre subito con il botto, già ve lo dico, e appena ne ho sentito parlare ero molto curioso perché è pubblicizzata praticamente, è pubblicata come diciamo spunto di partenza da Stephen King praticamente. Nel senso, questa collana praticamente è molto curata a livello estetico e di design e ogni volume presenterà praticamente questo palloncino che ci ricorda un po' It, l'orrore che vi era a Derry, e quindi la collana vorrà proporre praticamente, come già detto, romanzi horror, storie horror che comunque non hanno ancora trovato spazio nelle pubblicazioni italiane. E il primo volume di questa nuova collana, edita da Sperling e Kupffer, è praticamente Il Banditore, un romanzo di Joan Samson. Avrò intenzione di portare tutti i romanzi pubblicati da questa collana perché principalmente non saranno molti di anno in anno. Spero di no, spero che usciranno più volte durante l'anno perché comunque se la proposta è come questo primo libro si potrebbe rivelare molto interessante. E come già detto, questo è un libro che è uscito inizialmente nel 1975 e ha trovato la sua prima pubblicazione nel 2021, praticamente quasi, dopo quasi 50 anni, dell'autrice Joan Samson, sì, che è un'autrice inglese che purtroppo è morta subito dopo aver pubblicato questo libro. Questo è il suo primo, unico e ultimo romanzo, purtroppo. Dico purtroppo perché, avendolo letto, vi posso dire che è molto bello, è molto carino. E andremo più nel dettaglio del libro, però è un vero peccato che l'autrice purtroppo non abbia potuto continuare a sfornarci, a regalarci altre storie, altre idee, perché di potenziale secondo me ne aveva molto. E viene pubblicata questo libro con un'etichetta qui che io ho rimosso, però che c'è scritto praticamente una delle storie horror più apprezzate da Stephen King, e da qui ci arriviamo. Posso comprendere perché Stephen King ami tanto questo libro e anche perché secondo me si sia ispirato molto durante gli anni per certi personaggi. Andiamo nel dettaglio praticamente. Il Banditore di Joan Samson, di cosa parla? Parla praticamente, ci troviamo nella cittadina di Harlow, una piccola cittadina nel New Hampshire, in America, e una cittadina fine anni 70 molto molto basata principalmente sull'agricoltura, sulla proprietà, ecco. Quindi noi andiamo a conoscenza di una famiglia, la famiglia Moore, è una famiglia molto semplice. Vediamo John il padre, vediamo Mim la madre, Hildy, la piccola Hildy, la bambina, e poi c'è la madre di John che viene semplicemente chiamata Ma. È una famiglia molto semplice che praticamente ha la sua fattoria, ha la sua terra, ha la sua vita praticamente. Gente semplice, ma che comunque si trovano lì da centinaia di anni su quell'appezzamento di terra. Praticamente un giorno o l'altro la città viene sconvolta che arriva questo banditore, questo estraneo che si insinua nella città e inizia a proporre aste per migliorare la polizia locale al fine di ricavare appunto fondi per migliorare la polizia locale. Diciamo apre queste aste.
le aste come vengono fatte praticamente? Ognuno della città deve donare qualcosa in suo possesso, in modo tale che quest'asta, pubblica possa in parte ricavare fondi per migliorare la città. Quindi, mano a mano che noi andiamo avanti nel, romanzo, diciamo, le famiglie di tutta la città si vedranno costrette a donare sempre qualcosa per questo banditore. E più avanti andiamo, più l'orrore si farà sempre più pungente, pagina dopo pagina, perché a un certo punto succede che non, diventa, diciamo, come una specie di mafia. Ecco, ogni settimana si presenta il banditore in ogni famiglia, però noi seguiamo principalmente la famiglia Moore, quindi vediamo l'evolversi della vicenda, della situazione attraverso i loro occhi, attraverso le loro vicende. E questo banditore di settimana in settimana pretenderà di avere sempre di più, a che loro si ritroveranno quasi con niente, con la casa quasi semivuota, e il banditore che comunque aumenta la polizia, aumenta le forze e il numero della polizia che è in città, fino ad istituire quasi una piccola dittatura nella città. A un certo punto non si potrà più né entrare né uscire, ci sarà il coprifuoco, la gente comunque si vedrà costretta a fuggire perché avranno perso tutto. C'è il concetto proprio di casa che viene intesa proprio come nemmeno luogo dove si vive, ma proprio la casa è proprio parte della famiglia. Il terreno, questo concetto ci viene sempre ripetuto più volte, il terreno della mia famiglia, il terreno della mia fattoria, il terreno, che è inteso proprio come fa parte della famiglia, è come se fosse un membro della famiglia, non una cosa a sé stante. Quindi, più avanti andiamo, più vedremo che la situazione arriverà a un tal punto che raggiungerà dell'incredibile. Ecco, si arriverà persino a fare aste di bambini, di neonati. La figura del banditore è una figura molto ambigua, molto strana, molto particolare, che viene vista un po' come la personificazione del male, ecco. Però non male inteso come demonio, proprio male, male di come certe scelte, certe azioni possono comunque portare a distruggere noi stessi, ecco. Interessante perché comunque viene ribadito sempre: sì, è vero, io ho fatto quello che ho fatto, ma siete stati voi a lasciarmelo fare. Quindi chi è il vero, chi dovete incolpare in realtà? Voi stessi, quindi siete voi gli artefici del vostro male. Ed è incredibile come si arrivi ad un exclamation finale in questo libro, che in realtà non gli avrei dato due lire in questo libro, però devo ammettere che è un piccolo gioiello, perché noi all'inizio parte un po' lento, parte un po' così, un po' strano. Dobbiamo conoscere i personaggi, ecco, anche perché leggendo molto Stephen King sono ormai abituato al suo stile di scrittura, che nonostante lo stile sia molto simile, comunque non è mai uno stile troppo dettagliato, troppo pesante. Ci sono dei momenti, ecco, che magari avrei voluto conoscere di più la famiglia, nel senso proprio come descrizione, a livello descrittivo, di come sono fatti, di come di il loro passato, i loro pensieri, ecco, però questo non c'è. Il libro si concentra molto delle settimane in settimane che passano, delle loro reazioni, del loro reagire attraverso questa cosa, che all'inizio comunque loro si dimostrano molto diffidenti rispetto di questo banditore, però purtroppo perderanno tutto, perderanno la loro identità, perderanno la loro anima, perderanno la loro essenza, ecco, più che la casa perderanno l'essenza, perché quando la città capirà quello che il banditore è stato capace di fare, sarà ormai troppo tardi, non solo per la famiglia Moore, ma proprio per la città in sé. Ed è anche una metafora di come certe multinazionali, ecco, molte, non lo so, compagnie, non hanno scrupoli, ecco, sono il demonio in persona, non hanno proprio nessun interesse al bene della città o al bene delle persone, vogliono solo arrivare ai loro scopi, arrivare a certe situazioni, però
come ribadisco, come ho già detto, sarà sempre la gente purtroppo che non si fermerà a dire: senti, ma che stai facendo? Questa è casa mia. Si parla di corruzione, si parla di davvero delle cose assurde. Guardate, è un libro che comunque l'orrore qui più che altro non è nemmeno nel personaggio in sé del banditore. L'orrore è di come la gente gli lasci fare quello che fa praticamente, cioè distruggere le vite praticamente. Glielo lascia fare e purtroppo ci fa riflettere anche su come certe persone abbiano una influenza proprio così carismatica da renderci ciechi, ecco, in certe situazioni. Ed è proprio quello che succede in questo libro. Il libro non è tanto lungo, sono 270 pagine scarse. E ogni edizione, comunque, ogni libro, come già detto, presenterà questo simbolo, che è il simbolo proprio della collana. E i libri sono molto curati, hanno anche le pagine colorate di rosso, la costa colorata, e sono molto curati. Mi è piaciuta davvero questa iniziativa perché, comunque, non lo so, ogni 2-3 mesi, quando uscirà un nuovo libro, comunque ci proveranno delle storie diverse, degli autori diversi da farci conoscere. Quindi, niente, spero che comunque questa piccola recensione del Banditore vi sia piaciuta. Se siete interessati, magari fatemelo sapere nei commenti se vi ho incuriosito un poco con questa nuova iniziativa. Cercherò di portare tutti i libri praticamente che la Corrana vorrà proporre, e come sempre noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!